Elisabetta Machiavello, un grande piacere averti con noi. Cosa prevede la tua esibizione questa sera? Allora, innanzitutto questa sera, intanto buonasera a tutti, buongiorno insomma per chi sta guardando questa intervista. Questa sera innanzitutto mi esibirò insieme a degli amici, oltre che dei grandissimi musicisti, che sono Bob Callero, Carlo Parola, mio carissimo amico, Alfonso Cavassa e Luca Storace. Insomma, questa sera abbiamo portato un repertorio da divertimento e quindi pezzi anche dance, ma anche pezzi d'ascolto, rock, pop, insomma un po' di tutto. Come ti sei avvicinata alla musica? Beh, io mi sono avvicinata tantissimi anni fa ormai, perché all'età di 9 anni ho iniziato a studiare musica e poi ho intrapreso lo studio proprio dello strumento della tromba, poi insomma ho studiato anche un po' pianoforte, poi canto, danza, insomma un po' di tutto, un po' di tutto. Vari progetti che vedono la tua collaborazione, ce ne vuoi parlare? Allora, diciamo che oltre a questo progetto che ho portato questa sera, ho un progetto per me importantissimo. Condivido un progetto discografico con Andrea Vassalini, che è l'autore comunque già del mio primo disco uscito nel 2013. Con lui stiamo producendo un nuovo progetto sempre discografico che presenteremo in anteprima il 14 d'ottobre al Teatro Govi di Bolzaneto, insieme a tantissimi altri musicisti molto importanti di Genova.